Benvenuti a Juventus Before, un format che si suddivide in quattro parti, io adesso presento la partita con le mie aspettative, con quello che penso che accadrà, ma non con un, non il pronostico perché ci sarà una sorpresa in fondo al video, poi ovviamente vi, vi leggerò le quote dei bookmakers, quindi analizzeremo la lavagna tattica proprio con una lavagna presa ad hoc per questa occasione e alla fine ci sarà il pendolino di Max che ovviamente è in onore del grandissimo Maurizio Mosca, ci mancherebbe altro, non voglio fare l'esa maestà. Dunque, 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 domani, domani sera alle 20.45, trasmessa da Zon, ci sarà il debutto della Juventus in quel di Udine allo Stadio Friuli. Allora, ehm, che cosa mi aspetto? Io onestamente mi aspetterei una Juventus che va a vincere, cioè che va a imporre il proprio gioco al Friuli. Vedendo le partite del pre-campionato, si è visto una Juventus più volitiva, più convinta, più attiva più diciamo, attrezzata per attaccare, più pressante, però è anche vero che il caldo non è ancora cessato, siamo ancora in agosto e questi ritmi non riesce a tenerli per più di 30-35 minuti a mio modo di vedere, ci sarà probabilmente anche il cooling break, anche se lo so che fanno il pomeriggio, non so se lo fanno la sera. Quindi la Juventus è chiamata a rispondere a tutte le critiche che gli sono state mosse, sia come Rosa, ma soprattutto all'allenatore, che è criticatissimo. Sul mio canale c'è un plebiscito contro di lui, penso che sia l'1 per 1000 addirittura che lo difende, neanche l'1 per 100. E quindi domani Allegri sarà chiamato a portare eh, diciamo, delle, delle risposte a quello che appunto eh, sono le accuse che gli muovono. Eh, dico subito che la formazione a parte un paio di elementi mi piace abbastanza ma ne parleremo appunto nella lavagna tattica fra poco e con gli schieramenti per vedere anche come sarà schierato Sottilco e la sua Udinese la, la mia paura grande è il fatto che giochiamo contro una squadra che fa della, della corsa e, e dei movimenti veloci il suo forte l'Udinese è una squadra che sa impostare molto bene il gioco, il gioco palla al piede sottil l'anno scorso partì al fulmicotone, restò tra le prime due in classifica per 7-8 giornate, ciò significa che non va presa sotto gamba. Noi ricordiamo l'Udinese-Juventus dell'ultima giornata, quando ormai i giochi erano fatti, ormai la Juve era fuori dalla Champions, l'Udinese era, era super salva, e quindi è stata una partita un po' così, no? di, quelle, di fine stagione. Questo invece è esattamente il contrario, perché la Juve deve cercare di vincere e l'Udinese ovviamente cercherà di partire bene per dare un buon impatto al suo campionato, ovviamente, davanti al suo pubblico e ai suoi tifosi. Vedremo se la Juventus sarà in grado di portare eh, la legge del più forte, perché sono tre anni che la Juventus non è mai entrata in lotta scudetto. Non è mai entrata in lotta scudetto a Pirlo, non è mai entrata in lotta scudetto nei due anni precedenti con Allegri. Credo che questa sia l'ultima chance di Allegri per rimanere sulla panchina della Juve anche l'anno prossimo. Molti juventini si augurano che ciò non accada. Io non guardo se ci sarà Allegri o se ci sarà un altro. A me interessa che la Juve vinca. Abbiamo solo il campionato, non abbiamo neanche l'alibi di dire eh, ma ci ha fatto andare fuori dalle coppe. Non faremo le coppe e quindi se Allegri vince lo Scudetto per me può anche restare e l'anno prossimo riprovare a vincerlo. Certo che se mi arriva secondo o addirittura non lotta neanche per lo Scudetto credo che Allegri debba lui stesso eh, rimettersi, non farsi eh, esonerare. Questo è il mio pensiero. Comunque, staremo a vedere, poi domani sera ovviamente torneranno le mie analisi e le mie pagelle dopo la partita e poi vi anticipo che a settembre, da settembre, nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo ci sarà una novità succosa, una chicca, una chicca che non vi anticipo, è una sorpresa, ripeto, da settembre, quindi dalla quarta giornata probabilmente perché non so se riuscirò a fare già la terza. Vedremo, la quarta sarà dopo la pausa della nazionale. Ok, adesso ragazzi, vi passo la parola a me stesso, sempre per leggere le quote dei Bookmakers. Prima di passare al pendolino a fine di questo video, eh, dopo la lavagna tattica che vedrete fra poco. Voglio assolutamente inserire in questo format le quote dei vari siti di scommesse. Così, se qualcuno di voi è interessato a giocare, sa più o meno, si dà un'idea di come i bookmaker vedono la partita, che si giocherà al Friuli, arbitrata dal signor Antonio Rapuano e per chi non lo sapesse, è ufficialmente su da zone. Lo dirò stavolta, poi non lo dirò più perché ovviamente. Ci sarà anche qualche partita su Sky, ma fondamentalmente è la zona che le trasmette tutte. Ovviamente, le scommesse e le percentuali che vi do sono sull'esito finale che è 1x2. Allora, Betway da 4,50 all'Udinese, 3,75 il pareggio, 1,88 la Juventus. Sny da 4,50, ovviamente la vittoria eh? Udinese, 3,55 il pareggio, 1,85 la vittoria della Juve. Unibet da 4,60 la vittoria dell'Udinese, 3,50 il pareggio, 1,83 la vittoria della Juve. William Hill da 4,50 la vittoria dell'Udinese, 3,40 il pareggio, 1,88 la vittoria della Juve. Bet365 da 4,33 l'Udinese, 3,60 il pareggio, 1,83 la vittoria della Juve. BetClick 4,38 la vittoria dell'Udinese, 3,57 il pareggio, 1,85 la vittoria della Juve e Dulce in fondo, Eurobet, da 4,40 la vittoria dell'Udinese, 3,50 il pareggio, 1,87 la Juventus. Quindi come si può evincere da queste quote che vi ho appena letto? La Juventus è data nettamente favorita perché... Non va mai sotto il 4,33 l'Udinese come vittoria e la Juventus non va mai oltre l'1,88. Per cui diciamo che la vittoria della Juventus è quotata diciamo, come, come garanzia. Si vince poco perché probabilmente i bookmaker vedono una vittoria della Juventus. Il pareggio è pagato bene perché 3,75, 3,55, 3,50 è pagato bene. Se qualcuno di voi non ha fiducia nella Juventus e crede che l'Udinese possa fare il colpaccio, cosa non impossibile onestamente, viste le fantasie che ha Allegri e visto che poi ne parleremo nella lavagna tattica, non è che, che schieri un centrocampo di primo livello, eh, ne parleremo poi fra poco nella lavagna tattica magari è l'occasione per cercare di portare a casa un bel bottino quindi queste sono le quote e adesso passiamo ovviamente alla lavagna tattica eccoci qua eccoci qua con la lavagna tattica che vede schierata la Juventus nei rossi e l'Udinese nei gialli come vedrete gli schieramenti sono identici 3-5-2 3-5-2 ovviamente la Juventus ha questo schema che vede nella probabile formazione di Allegri, eh, eh, Bremer, Gatti, Danilo davanti a Scesni, eh, le due, i due quinti sono eh, a sinistra Cambiaso, a destra UEA, a centrocampo abbiamo Rabiot, eh, Miretti e Locatelli, e davanti via, eh, Vlaovic e Chiesa. Eh, pare che il buon eh, Sottil risponda con Silvestri, Perez, Bigiol, Masina, Ebosele, Zaranga, Wallace, Lovric, Camarà, Beto e Torin. Quindi diciamo che lo schieramento ideale della Juventus è a specchio con quello dell'Udinese. Dell La Juventus è una squadra che. Molto tecnica rispetto all'Udinese, e l'Udinese è una squadra invece molto atletica, quindi la Juventus dovrà approfittare. A mio modo di vedere, del fatto che l'Udinese magari proverà a imporre la partita, a imporre il proprio gioco, spingendo molto, soprattutto nel primo tempo. Quindi la Juventus dovrà, secondo me, tenere l'urto. A meno che faccia come nel pre-campionato, che parte molto veloce, cercando di mettere il risultato in cassaforte. Ovviamente il gioco di Allegri, non vedendo in campo e non vedendo in campo Sandro, mi auguro almeno che sia così, significa che la Juventus è molto propositiva perché sia UEA che questo che Cambiaso sono i famosissimi quinti che sono proprio molto offensivi sono quasi due ali aggiunte che vanno appunto ad accompagnarsi alle giocate di soprattutto Chiesa e Vlaovic ma appunto anche il fatto che ci possa essere l'inserimento di Rabiot Miretti perché Locatelli, come sempre accade, Allegri lo vede come playmaker davanti alla difesa. Questo secondo me è un grosso limite della Juventus. Mi fa molto piacere che nelle idee di Allegri ci sia il terzetto difensivo Bremer, Gatti e Danilo, perché a mio modo di vedere è il terzetto migliore in assoluto. Mh, diciamo che se non giocano Sandro e Kostic, a mio modo di vedere la Juventus parte avvantaggiata. Staremo a vedere perché Miretti nel precampionato ha giocato molto 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 meglio rispetto al eh, appunto al campionato scorso, chissà che il ragazzo non stia maturando, perché sapete che io sono disponibile sempre a rivedere le mie idee nel caso appunto abbiano eh, eh, dell'obsoleto o del superato. Allora Cosa dire di questa partita? È molto pericoloso sottovalutare la forza fisica e atletica dell'Udinese, l'impatto ovviamente, il campo che spingerà, il pubblico che spingerà per la vittoria. La prima partita in casa, nessuno vuole partire male, quindi, è una partita che è un po' come una finale di un qualche torneo, non magari la Champions League, perché qui, non, le, anche se poi abbiamo visto prima che i bookmakers danno favorita alla Juventus, io così. Sicuro della vittoria della Juventus? Non sarei, ovviamente, però me lo auspico e spero che ciò accada. Quindi, signori, belli, che dire? Due squadre che giocano a specchio: una un po' più tecnica: la Juventus, una un po' più atletica Ludinese. Attenzione: non sto dicendo che Ludinese non è una squadra tecnica. Però, se noi pensiamo che la Juventus ha dei giocatori come Chiesa, dei giocatori come Rabio, ha dei giocatori come UEA, giocatori come eh, Bremer, insomma, di direi che la, la Juventus. È tecnicamente superiore all'Udinese, che però mette nel gioco di squadra le idee di calcio buone, ottime, che ha Sottil eh, e appunto l'agonismo qualcosa che può mettere secondo me in difficoltà la Juve perché abbiamo visto l'anno scorso che quando la Juve va in difficoltà i quinti che non vanno a coprire e non vanno a scalare possono creare difficoltà ai tre centrali che possono essere attaccati da tutte le parti dei giocatori dell'Udinese. Questo è quanto. Io vi saluto, adesso Passo eh, al pendolino di Max, una nuova cosa che ho ideato, così simpatica e carina, siccome tutti quanti mi chiedono sempre il pronostico, lo faccio in un modo eh, particolare in onore del grande Maurizio Mosca. Allora, udinese Juventus, prima giornata, vediamo un po', vediamo un po' che cosa può accadere. Vediamo che oscilla, oscilla molto, oscilla molto. Qui c'è un'azione meravigliosa di Chiesa, Chiesa, Chiesa. Passa la palla a Vlaovic davanti alla porta da solo, fuori. Niente. Accidenti qui. Sta frenando e comincia a girare dalla parte opposta. Contropiede, contropiede veloce dell'Udinese. Gol, gol, gol di Salmagicicic, come cazzo si chiama. Gol di Salmagicicic. Ps. Ok, vediamo un po'. Niente, fine primo tempo, fine primo tempo. 1-0 per Udinese. Vediamo secondo tempo, eh. Vediamo secondo tempo. Allegri fa i cambi. Mette Kostic. Mette Sandro, mette Ken. Ecco, 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 ecco. Contropiede della Juventus. Kostic cross, cross in mezzo all'area. La prende il portiere dell'Udinese. Ok. Ma attenzione, attenzione. L'Udinese per uscire dall'area perde palla. La palla viene intercettata da Chiesa. Dice cazzo, se la do, Vlaovic mi fa ancora un tiro di merda. Chiesa tira, gol, gol, gol all'incorso dei pali, gol all'incorso dei pali, 1-1, 1-1 e poi fino al 95esimo non succede più nulla, debutto della Juventus a Udine, 1-1. Ci vediamo al prossimo Pendolino, ciao!